Ragazzi, siamo ancora all'Etihad, vi faccio una panoramica al volo. Lo stadio si sta svuotando. Il Real vince ai rigori ed elimina il Manchester City. Esito? No. Per te? Non sono lucido il giusto per analizzare questa partita. No, mi spiego meglio. È innegabile constatare come Real Madrid in questa competizione viva sotto una stella. Ci squazzi alla grande. No, ma è una stella luminosissima, perché oggi se guardiamo, secondo me, la performance nei tempi regolamentari soprattutto, City concede poco, viene punito, riprende il match e lo riprende anche con fatica, perché mamma mia. Il City ha creato di più, ma non tante cose, diciamo, clamorose da gol. Il Real a un certo punto ha fatto una difesa posizionale, ha tratto una signora difesa, però diciamo che ai punti probabilmente avrebbe meritato di vincere il City. Ma non stiamo parlando della box, questo è soccer, football, e alla fine poi vabbè, i rigori sono davvero... Il calcio poi non è una scienza esatta, non si va ai punti eccetera, per no, cui... I rigori sono davvero una lotteria. Però è stato bello tirare la fine di rigori. Perché ragazzi, vi diciamo che da esterni era quello che volevamo. Sì. Allora, chi ama questo sport gode nel vedere che ovviamente due squadre che giocano. Gode nel vedere City e Real che se la giocano ai rigori. Esatto. Io credo che però ci siano tanti rimpianti per il City. Ora dico una cosa. No. Auguri a tutti che affronteranno al Madrid. Esatto. Perché... La critica più grande che posso fare al City. Ma anche più grande. Più grande. La critica più grande. Guarda, abbiamo i dati. Ecco, guarda come dai, ci dai, il 61% di possesso palla al 39%. Ma quello vuol sì, dire. Ma se non si alla fine, perché secondo tempo parliamo di 90-10. Cioè la partita 16 tiri totali, 7. Attacchi 68-27 per il City. 7 corner battuti a 3. Possesso palla, vabbè, passaggi completati, 560. Diciamo che... Il City ha dominato la partita, ma passa il Real, perché ha un DNA diverso, ragazzi. Ma non la buttava dentro, oggi neanche con le mani quasi. Oggi, però rigori, a parte il primo Real chirurgico, eh. No, il primo ha sbagliato, sì, primo. Bene, però ha sbagliato Modric, non è che ha sbagliato. Modriccione. Guardando la previsione che comunque anche dei calcianti, avevamo più dubbi sì. Sul City che sul Real. Sì. Allora, no, più contrario. Sul Real che sul City. Stiamo restando che non abbiamo ancora capito chi abbia sbagliato uno e nelle live reaction dovremo evitare fondo e perdenti da due volte. Forse l'ha fatto, siamo un po' distanti e soprattutto non ho portato gli occhiali perché sono mio pe. Mi affidavo a questi due, ma pensa come sono conciato. Esatto. Comunque dai, alla fine no, a parte tutto, comunque Real che va avanti e si candida seriamente alla vittoria finale, perché vabbè il Bayern, certo, però il Bayern quest'anno ha mostrato parecchie difficoltà, secondo esatto. Noi siamo stati testimoni del passo più importante del Real verso l'ennesima scena dello sliding door. Poi ragazzi, una partita che magari non ha dato tanto nello spettacolo della finalizzazione degli attacchi, però nei possessi, nei tocchi, nelle giocate, nell'intensità. Porca miseria, no, Rodrigo è una roba clamorosa. No, ma è proprio la velocità della palla, dei passaggi, la trasmissione degli stessi. E sono mancati alcuni giocatori da una parte sì, dall'altra. Però sono mancati, se contestualizzati in una serata di grandissime elite. Questa è gente che davvero fa un altro sport a livello tecnico. È bastato vedere 2-3 appoggi, 2-3 scarichi, 2-3 uscite dopo marcature triplicate o quadruplicate. La lucidità di pensiero sotto una grandissima intensità difensiva e pressing è quella la cosa che fa lascia sgomento. Quelle due tre triangolazioni alla fine comunque... Uomo contro uomo poi, con una semplicità e una tranquillità. Anche il coraggio del City sì. Di provare a vincerla anche a costo di perderla, cosa che poi è caduta ai rigori, cercando l'uno contro uno, alzando tutto il baricentro con tutti gli effettivi nella metà campo del Real. Stiamo parlando... Su no. Pepe però azzecca la prima mossa perché leva Grealish. Dopo grande giocata, grande giocatore soprattutto. Mette Doku che spacca la partita. Sì. Cioè spacca la partita. Più che altro da ampiezza, velocità, è una sorta un po' di imprevedibilità. Un po' di Douglas Costa. Ha fatto due giocate che rientrava sul destro. Quando ha fatto quella che ha dato sul piede debole per metterla in mezzo ha fregato tutti quanti. Certo. Li ha messi tutti a sedere. Però
a me nei supplementari la scelta di togliere Haaland, io per me Haaland con una difesa così congestionata, uno più fisico non lo leverei mai. Ma sai che alla fine se Gianzecchi, sei bravo, se non Gianzecchi sei. Sì, io, chiaro, ma non lo levo Haaland, non lo levi. Dissing a Pep. Ma tra l'altro scusami, stai attaccando un allenatore che è lo stesso parrucchiere, quindi già per questo a me non piace. No, no, grande stima, però io non l'avrei fatto. Ce l'avresti tolto Haaland. Mai. Però, avrei tolto piuttosto Foden per mettere. Però metti Julian Alvarez, fa gol lui e è un fenomeno. Ah, no, vabbè, certo, tra l'altro in una situazione di svantaggio è difficile. Quante Champions mi troverà? 14? Sì, ma questi viaggiano per l'inerzia ormai, dai. No, infatti, se li senti ora nei settori ospiti, già, questa è la vittoria di chi pensa di aver vinto la Champions. Esatto, dai. E tu certe giornate le hai vissute. E io, contro di loro le ho vissute. E io l'ho vissuta, sì, perché a Cardiff c'ero e mi ricordo perfettamente. No. Come l'avete vista però sta gara da qua? Come vi è sembrato lo stadio, l'atmosfera? Intanto va a fare un video. Tutto tanta roba, onestamente, cioè qualcosa di... abbiamo visto anche il primo partito, no? Cioè, guardate nel pub, bere, è proprio una mentalità completamente diversa rispetto il finale anche di partita. Gli applausi. Non gente che va sbattendo quasi, ma gli applausi. Io non ho sentito un fischio, poi comunque la partita del City secondo me è stata molto positiva, quindi avrà anche inorgoglito i tifosi, però anche magari quando non arrivavano a calciare, a tentare la conclusione, nessuno si è lamentato di questo. No, infatti. Tutti per la squadra, applausi, cori. È stata, le vibes sono state quelle giuste, quelle di una grande tifoseria, di un grande ambiente, di una grandissima squadra, di un tifo che è particolare perché non è il classico tifo a cui siamo abituati, latino, caldo. È un tifo molto più spontaneo, che va a folate, però si vede la grande passione della gente. Qua c'erano famiglie, bambini, sì, no, gente adulta. No, questa è un'esperienza davvero bellissima. È bellissimo constatare poi anche come le famiglie vengano messe nelle condizioni ideali, come il sacrosanto che sia, certo, di poter esprimere il proprio tifo in uno stadio bellissimo, avanguardissima. Non riesco più a parlare. E poi c'era qualche... Sì, stiamo andando. Dobbiamo andare. E c'era anche qualcuno del Real in mezzo, che poi alla fine ha anche esultato, ma tutto normale, sereno, no? Sì. Zero Vessilli, ma c'era serenità, c'era serenità. Sì, mi fermo, altrimenti mi ammazzo anche. Però dai, è stata un'esperienza, ragazzi, clamorosa di nuovo. Letiad, ci tornerò. Esperienza. Adesso ragazzi scendiamo giù, c'è questo qua in arabo che mi sta urlando di roba dietro, aspettate che mi sposto. È fantastico, veramente bellissimo. Lasciate i vostri commenti e a breve uscirà la reaction, una reaction clamorosa. È la prima di Agresti clamorosa. Ciao belli.